Ah, ce lo auguriamo tutti quanti di ripartire con una trasferta che ci possa portare punti, perché ovviamente poi al di là delle prestazioni che possono essere opinionabili, quello che conta sempre nel calcio sappiamo benissimo che sono i risultati e siamo ovviamente tenuti ad andare a fare prima di tutto una grande partita con una squadra scorbutica, ma soprattutto a cercare di portare a casa i punti importanti per la classifica. Come sta Balic e quanti minuti ha? Balic per la cronaca ha cominciato ad allenarsi con la squadra da martedì, quindi il come sta non lo possiamo misurare, però sicuramente è disponibile. Ok, quindi andrà in panchina. Possibilmente sì. Io sono preoccupato di quella difesa di falla, pensando anche all'Atletico della prossima settimana. I ragazzi non devono pensare a quello che sono in diffida, ne abbiamo Sono due in diffida. condizionato io. No, 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 non Anche è. Schiavino in fila. Sì, Anche Schiavino, sì. ma Schiavino magari ha una un'alternativa. Sì, assolutamente. Troveremo eventualmente quello che ci serve per sostituire Falle, perché alla fine non mi fossilizzo mai, io non sono uno che si piange addosso sulle problematiche o meno, ma cerco di trovare delle soluzioni. Quindi nel momento in cui ci sarà questa difficoltà, la valuteremo poi nella maniera migliore per rendere ovviamente più qualitativa la squadra e quindi mettere giocatori consoni a quello che sono la partita che dobbiamo affrontare. Ma di Dio c'è oppure Di Dio c'è convocato, no, di Dio stasettimana, ricoverato, sì, quindi stasettimana si è allenato, non ha avuto problemi e quindi è anche lui arruolabile. mi sembra Civitanese è una società che funziona in difficoltà a livello di classifica, però ha portato a casa un pareggio importante. Io non mi fido mai delle società in difficoltà. Io guardo le squadre che andiamo a affrontare, che di problematiche in questi campionati ne hanno perlomeno il 50% a livello societario le squadre. Però poi quando vai in campo, proprio per questo motivo, i ragazzi cercheranno di mettersi in mostra per poter avere anche l'opportunità di farsi mercato poi nel caso in cui qualcuno se ne volesse andare. Ricordati che nel calcio devi sempre fare per poi avere. È ovvio che le società in difficoltà è come se dicessero ai giocatori fate meglio possibile per poi andare da un'altra parte. Quindi se io fossi un giocatore della Civitanovese in questo momento cercherei di fare il meglio possibile per mettermi in mostra. E una squadra si mette in mostra se fa prestazioni, se fa risultato. E non mi stupisco del fatto che abbia fatto risultato a Teramo con una squadra pure importante, e non mi stupisco perché all'interno della squadra ci sono degli elementi validi per la categoria e nel complesso è una squadra che anche in Coppa Italia quest'estate aveva fatto una buona impressione, che tra l'altro ci abbiamo perso. Avevano anche tassi davanti a loro. Hanno preso Tassi nuovo, rientra la Spagna, e c'hanno Padovani che è pure un buon giocatore, Diop, Capece, sono giocatori che comunque nella categoria hanno fatto buoni campionati. Esposito. Che Esposito. Spagna qua ci è andato qualche dispiacevole in classe del passato. Sono Tocchiamo giocatori, quello che no, ha toccato sono giocatori nel passato. validissimi per la categoria, quindi io sono sicuramente in allerta perché quando ci sono queste partite, sono quelle classiche partite che vanno affrontate alla giusta maniera perché, dico la verità, sono più preoccupato di Civitanova che della prestazione con la San Benedettese. Per assurdo, però è così, perché questo girone lo ha dimostrato. E dobbiamo essere pronti e maturi soprattutto ad affrontare le insidie che questo campionato ci presenta. E domani è un'insidia. Anche perché chi ti ha difficoltà poi incontro delle squadre di bassa classifica, no? È Mise, un altro Ortona, dato. Sora, Fermana, È quelle un altro squadre. dato che ho attenzionato e quindi dobbiamo cercare di invertire la rotta. Arrivati ad un terzo del campionato, per esempio questa settimana ci si parla, cosa dice il gruppo, i calciatori, quando si confrontano di questo campionato, che fanno delle analisi, cosa ne pensa? C'è qualche battuta? C'è qualche analisi Ma negativa? loro sicuramente O si riferiscono a no, te? parlano tra di loro. Sì, cosa? Con me trovano un muro perché io vengo da questo lavoro che ho fatto per 30 anni e quindi so il calcio cosa può riservare nel bene e nel male. So come le opinioni della gente si invertono per un risultato, non per un'annata, per un risultato.
Quindi i ragazzi sanno che se parlano di o pensano di io già lo so, cioè non c'è bisogno nemmeno che me lo dicano. Oggi sono in grado con presunzione di dire che se un giocatore mio entra in campo in una maniera o in un altro, so quello che sta pensando e so quello che potrà fare. Perché poi li vivi queste situazioni da anni, le sensazioni li percepisci e quindi capisci benissimo in quel momento, con quel movimento, quel giocatore cosa sta pensando dentro la sua testa. Io li stoppo subito. Qua non ci possiamo permettere cali di tensione assolutissimamente, perché si pagherebbero a caro prezzo. Questo è sempre il messaggio che lancio a loro e loro lo hanno ben presente. Quindi se parlano, parlano tra di loro, non sicuro con me. Chieti ha tutte le carte in regola di poter fare un risultato importante a Civitanova, a patto, come dico io, che tutto quello che sono le nostre qualità migliori siano al top. Non dobbiamo lasciare nulla al caso e dobbiamo affrontare questa prestazione con la cattiveria e la rabbia che contraddistingue in questi campionati. È arrivato Lutano in settimana, come l'hai trovato dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista proprio morale, se ha voglia di scendere tutto in campo, come l'hai trovato? Ha una gran fame già di suo per natura. Conosco il suo passato, abbiamo avuto modo di parlare, di confrontarci. C'ha una voglia incredibile di mettersi in mostra e di continuare a fare quello che ha fatto fino ad oggi, e questo è già è una garanzia, perché i numeri parlano chiaro. E poi in più è un ragazzo che comunque ha vissuto nelle difficoltà, quindi non farà fatica ad ambientarsi qui con noi, con i ragazzi che comunque già sono splendidi di suo, quindi di conseguenza credo che l'inserimento di Vuitai sia una cosa naturale all'interno del gruppo. È un attaccante che ha dei numeri importanti, così come ce li ha Fall, così come ce li hanno i grandi bomber di questo girone. E solo si deve mettere solo dentro il contesto che dobbiamo aspettare qualche settimana ancora prima di averlo disponibile. Trascurare nulla, nessun dettaglio. E sei convinto che la conferma e anche il miglioramento di questo pacchetto di under dal punto di vista agonistico che sia una principale forza, non dico di Civitanova, ma nel proseguo del campionato? Mi riferisco proprio al gruppo under che hai. Il gruppo under va rinforzato. Ah, va rinforzato? Sì. Sì, certo, se uno è forte deve essere più forte, e sono del parere anche numericamente. Numericamente va rinforzato. Sì, questo è un concetto che già abbiamo discusso col direttore, con la società, quindi probabilmente lì attingeremo qualche altro under, ovviamente. Sì. Proprio sul mercato, perché chiaramente si avvicina l'apertura ufficiale, e chiede sulla bocca di tutto, però avete ragione. A tuo avviso quanti pezzi mancano per la parola seriale? Ah, già siamo a buon punto, siamo partiti con una squadra che doveva arrivare tra le prime 8 e il percorso è stato importante. Abbiamo inserito Ceccarelli, Sini, che sono giocatori di valore, Balic e Donzà, che ancora ovviamente non sono entrambi al massimo, però Donzà si ci sta avvicinando. Balic è la prima settimana vera che fa con la squadra da quando è arrivato, proprio in assoluto, quindi stiamo parlando di un ragazzo che ha avuto anche un problema fisico e quindi va attenzionato in maniera maniacale. E probabilmente mancheranno 2-3 giocatori e, come ho detto, qualche under per andare ad avere numericamente in rosa più soluzioni possibili. Tornando a Lutani, a me resta sempre qualche perplessità: il giocatore che cambierà ogni anno la squadra, addirittura anche durante la stagione 2. Come maestro, questi cambi continui di società nel corso della carriera? Ma oggi, se andate a vedere, difficilmente troveremo anzi un giocatore bandiera. Discorso economico, che uno tenta di... Assolutamente, ma non solo, anche sotto l'aspetto di movimenti di mercato. Questo favorisce ovviamente il lavoro dei procuratori, perché gli spostamenti comunque giovano a tutti. E oggi, quando vedi un giocatore che sta per più di 2 anni, sicuramente è un caso da attenzionare.
è difficile trovare un giocatore che resta in una... è quello che cambia sempre. Resta praticamente più di due anni, già al terzo anno è una sorpresa. L'ultima cosa, la mia curiosità è, abbiamo affrontato in casa tre del gruppetto di testa, forse un drone, Teramo, Santa, abbiamo in casa anche Atletico e L'Aquila, non abbiamo mai vinto, cioè due pareggi e una sconfitta nel 2003. E poi quindi avremo tutte e cinque, se la situazione in classifica adesso è grosso modo quella attuale, abbiamo tutte e cinque fuori casa nel giorno di ritorno. C'entra niente con la partita, che significa, che considerazioni? Ma le considerazioni se ne possono fare tante. Ma se ne posso fare tante perché consideriamo anche le situazioni diverse nel momento di stagione. Esempio, abbiamo affrontato il Fossombrone alla seconda giornata, ancora avevo gente che era arrivata da 10 giorni. Abbiamo affrontato forse la San Benettese in un momento di crescita importante della squadra. E poi il Teramo, comunque sappiamo tutti com'è andata e com'è stata la partita. Quindi alla fine, diciamo, se uno va a analizzare poi prestazione per prestazione, soprattutto per queste squadre qua, ogni partita ha un suo perché. Quindi non fare dei pensieri che oltre, diciamo, un po' quello che è la data di oggi, possono cambiare tante cose. Poi comunque durante un percorso, che ancora siamo nel pieno del percorso, ma andando avanti ci saranno sempre più problemi per tutte le squadre, perché si andrà incontro a squalifiche, infortuni, e queste squadre magari li trovi in un momento più o meno migliore della loro stagione, quindi non è facile, non è facile. Le prime che si sono attestate in classifica, noi siamo quella in crescendo, perché non so se sei d'accordo. Abbiamo anche margini, perché, ancora. Ancora, perché San Benedettese è quello, Teramo assolutamente è quello, L'Aquila è... Ma sicuramente queste squadre anche al mercato è quello, quindi secondo, e c'è l'Atletico Ascoli, che è comunque una squadra che gioca un bel calcio, ma il problema è che comunque queste squadre, secondo me, a dicembre qualcosa magari la inseriranno nel loro contesto. Sì, ma individualmente hanno fatto vedere i calciatori. Certo. Noi non ancora, come è sempre. Sono d'accordo su questo. Però sono. Io con questo aiuto più o meno il gruppetto di testa per questo, a promesso. Credo di sì, queste 5-6 squadre se la giocheranno fino all'ultima giornata. Poi ovviamente potrebbe inserirsi qualche altra squadra che magari riesce a completare un organico che sta annaspando adesso e può fare un filotto durante il girone di ritorno, però credo che quelle 5-6 squadre possano essere quelle che poi alla fine si troveranno nel gruppo di testa. Non lo so ancora, abbiamo provato un po' il 4-3-3, ho provato anche il 4-3-1-2, ho provato un po' tutte e due le situazioni, poi vediamo stasera quando la notte porta consiglio.